una domanda che potrebbe essere scarsamente più attuale, perché il processo di digitalizzazione è di fatto connesso alla possibilità di avere una digitalizzazione sicura. È un tema del quale si parla spessissimo, la digitalità è di fatto la notizia di questo ultimo anno, soprattutto, ma non solo, in seguito alla pandemia, ma nonostante una copertura mediatica molto presente, non è stata fatta una ricerca universitaria altrettanto efficace, altrettanto approfondita. E questo è un problema. Un problema perché senza dati, senza informazioni quantitative e qualitative, non è possibile basare il miglioramento partendo dal rischio e dalla necessità di contenerlo, anticiparlo e prevederlo. Quindi fondamentalmente questa ricerca nasce per andare nei luoghi dove il rischio viene incontrato, compreso e affrontato. È una ricerca che è stata organizzata su un sondaggio di 68 rispondenti su tutto il territorio nazionale, spaziando dalle principali professioni coinvolte nella gestione del rischio e nella prevenzione. Stiamo parlando di risk manager, stiamo parlando di responsabili della sicurezza, stiamo parlando di data protection officer, stiamo parlando di responsabili della sicurezza informatica, referenti della qualità, referenti delle direzioni generali e sanitarie. Tutte le persone che sul campo si confrontano ogni giorno con una serie di nuovi rischi nati sia dall'incremento degli attacchi informatici sia dall'incremento dei device militari in rete che determinano in maniera crescente l'efficacia delle cure. È una ricerca che ha interessato il 70% dei rispondenti dalla sanità pubblica e il 30% dalla sanità privata. E anche le dimensioni sono state abbastanza uguali e ben distribuite, perché abbiamo avuto strutture con meno di 250 posti letti fino a strutture che ne avevano più di 750. Quindi di fatto stiamo parlando di una ricerca che è circoscritta, ma è rappresentativa del quadro della sanità italiana. Perciò, se come è un tema di grandissima attualità e deve essere svolto e compreso approfonditamente, noi entriamo direttamente nel vivo della questione. Ricordo ai giornalisti che stanno seguendo questa diretta che potranno proporre le loro domande sia alzando la mano virtuale e prenotandosi per poter essere messi in diretta alla fine delle presentazioni dei lettori, sia scrivendo in chat per prenotarsi o per direttamente proporre la propria domanda che noi riferiremo. Intanto dureranno una quarantina di minuti, dopodiché lasceremo spazio alle domande e alle risposte. Entriamo quindi nel vivo presentando e ringraziando i nostri ospiti che sono qua e presento gli ospiti che prenderanno la parola. Abbiamo qua il dottor Roberto Ranari, direttore esecutivo di Sanitalia, abbiamo il professore Enrico Sorano del Dipartimento di Management dell'Università di Torino, nonché direttore del Master di secondo livello in sicurezza delle cure, governo clinico e gestione del contenzioso. Il dottor Forlanetto è docente di risk management anticipante presso l'Università di Trento, nonché AD di Scopia SRL Anticipation Services. Aggiungo anche che la dottoressa Fontana è presidente della sezione piemontese della Società Italiana di Medicina. Grazie a tutti e a tutte per essere qua. Dottor Raminato, partiamo nel cuore della ricerca. Voi avete fatto un'analisi che è andata a cercare dati reali, quantitativi, oggettivi, esattamente sul campo, dove si svolge la lotta tra prevenzione e crescita dei nuovi rischi. Perché l'avete fatto? Perché l'avete fatto proprio? Grazie a Tommaso, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar.
Perché l'abbiamo fatto? Innanzitutto è un tema di estrema qualità, quindi oggi ci andremo a analizzare l'esito e i risultati di questa analisi sulla cyber risk, cercando di comprendere e anche provare a dare delle risposte su un tema di estrema qualità. Giusto stamattina leggevo su un sito specializzato che si parla addirittura di pandemia digitale, proprio perché la situazione anche conseguente a tutto quello che stiamo attraversando in questo periodo, è tale per cui il tema del cyber risk è un tema di fondamentale importanza. L'abbiamo fatto attraverso un processo e un accordo di cooperazione scientifica nato dalla comune volontà di Shanti, dell'Università di Torino, Dipartimento di Management, proprio per arrivare a trovare una soluzione, a diffondere anche tutte le tematiche che riguardano la gestione del rischio e la sicurezza delle cure. E in particolare abbiamo finanziato delle borse di studio grazie alle quali è nato questo progetto focalizzato proprio sulla gestione del rischio cyber. Rischio cyber che, come dicevo, noi l'affronteremo attraverso un punto di vista inedito, perché siamo entrati proprio nelle strutture ad intervistare, a dialogare e a confrontarci con coloro i quali sono chiamati tutti i giorni ad affrontare queste tematiche. Lo snodo centrale del cyber risk è sicuramente un elemento che tocca tutto l'ecosistema sanitario. Penso alla prevenzione, penso alla cura, penso all'assistenza domiciliare. Tutto questo rappresenta un elemento fondamentale, e la sicurezza informatica è sicuramente un prerequisito necessario per una completa. È una domanda che potrebbe essere scarsamente più attuale, perché il processo di digitalizzazione è di fatto connesso alla possibilità di avere una digitalizzazione sicura. È un tema del quale si parla spessissimo, la digitalità è di fatto la notizia di questo ultimo anno, soprattutto, ma non solo, in seguito alla pandemia, ma nonostante una copertura mediatica molto presente, non è stata fatta una ricerca universitaria altrettanto efficace, altrettanto approfondita. E questo è un problema. Un problema perché senza dati, senza informazioni quantitative e qualitative, non è possibile basare il miglioramento partendo dal rischio e dalla necessità di contenerlo, anticiparlo e prevederlo. Quindi fondamentalmente questa ricerca nasce per andare nei luoghi dove il rischio viene incontrato, compreso e affrontato. È una ricerca che è stata organizzata su un sondaggio di 68 rispondenti su tutto il territorio nazionale, spaziando dalle principali professioni coinvolte nella gestione del rischio e nella prevenzione. Stiamo parlando di risk manager, stiamo parlando di responsabili della sicurezza, stiamo parlando di data protection officer, stiamo parlando di responsabili della sicurezza informatica, referenti della qualità, referenti delle direzioni generali e sanitarie. Tutte le persone che sul campo si confrontano ogni giorno con una serie di nuovi rischi nati sia dall'incremento degli attacchi informatici sia dall'incremento dei device militari in rete che determinano in maniera crescente l'efficacia delle cure. È una ricerca che ha interessato il 70% dei rispondenti dalla sanità pubblica e il 30% dalla sanità privata. E anche le dimensioni sono state abbastanza uguali e ben distribuite, perché abbiamo avuto strutture con meno di 250 posti letti fino a strutture che ne avevano più di 750. Quindi di fatto stiamo parlando di una ricerca che è circoscritta, ma è rappresentativa del quadro della sanità italiana. Perciò, se come è un tema di grandissima attualità e
deve essere svolto e compreso, praticamente noi entriamo direttamente nel vivo della testa. Ricordo ai giornalisti che stanno seguendo questa diretta che potranno proporre le loro domande sia alzando la mano virtuale e prenotandosi per poter essere messi in diretta alla fine delle presentazioni dei lettori, sia scrivendo in chat per prenotarsi e per direttamente proporre la propria domanda che noi riferiremo. Intanto dureranno una quarantina di minuti, dopodiché lasceremo spazio alle domande e alle risposte. Entriamo quindi nel vivo presentando e ringraziando i nostri ospiti che sono qua e presento gli ospiti che prenderanno la parola. Abbiamo qua il dottor Bertolt Lanari, direttore esecutivo di Sanitalia. Abbiamo il professore Enrico Sorano del Dipartimento di Management dell'Università di Torino, nonché direttore del Master di secondo livello in sicurezza delle cure, governo clinico e gestione contenzioso. Il dottor Furlanetto è docente di risk management anticipante presso l'Università di Trento, nonché AD di Scopia SRL Anticipation Services. Aggiungo anche che la dottoressa Fontana è presidente della sezione piemontese della Società Italiana di Anticipazione. Grazie a tutti e a tutte per essere qua. Partiamo con il cuore della ricerca. Reali, quantitativi, esattamente sul campo, dove si svolge la lotta tra prevenzione e crescita dei nuovi rischi. Perché l'avete fatto proprio? Perché l'abbiamo fatto? Innanzitutto è un tema di estrema qualità, quindi oggi andremo a analizzare l'esito e i risultati di questa analisi sulla cyber risk, cercando di comprendere e provare a dare delle risposte su un tema di estrema qualità. Giusto stamattina leggevo su un sito specializzato che si parla addirittura di pandemia digitale, proprio perché la situazione anche conseguente a tutto quello che stiamo adesso in questo periodo, tale per cui il tema del cyber risk è un tema di fondamentale importanza. L'abbiamo fatto attraverso un processo e un accordo di cooperazione scientifica nato dalla comune volontà di Shanti, dell'Università di Torino, Dipartimento di Management, proprio per arrivare a trovare una soluzione, a diffondere anche tutte le tematiche che riguardano la gestione del rischio e la sicurezza delle cure. E in particolare abbiamo finanziato delle borse di studio grazie alle quali è nato questo progetto focalizzato proprio sulla gestione del rischio cyber. Rischio cyber che, come dicevo, noi l'affronteremo attraverso un punto di vista inedito, perché siamo entrati proprio nelle strutture ad intervistare, a dialogare e a confrontarci con coloro i quali sono chiamati tutti i giorni ad affrontare queste tematiche. Lo snodo centrale del cyber risk è sicuramente un elemento che tocca tutto l'ecosistema sanitario. Penso alla prevenzione, penso alla cura, penso all'assistenza domiciliare. Tutto questo rappresenta un elemento fondamentale, e la sicurezza informatica è sicuramente un prerequisito necessario per una completa informatizzazione del sistema. Attraverso questo noi stiamo osservando, attraverso questa analisi che abbiamo fatto, abbiamo potuto osservare un cambiamento che non riguarda soltanto gli strumenti di cura, ma riguarda appunto tutto l'ecosistema che viene coinvolto in questo cambio di paradigma. Abbiamo i big data, abbiamo la tecnologia, abbiamo la chirurgia robotica, ecco, tutto questo impatta in maniera significativa attraverso nuovi rischi, nuovi profili che si delineano e quindi anche profili di responsabilità che cambiano, vulnerabilità e rischi patrimoniali, ma non solo, rischi per i pazienti. Ecco, ci siamo quindi chiesti e ci siamo posti questa domanda: il sistema sanitario italiano
è pronto ad affrontare questa sfida. E quindi questo è un po' il senso della nostra ricerca e la ragione per cui abbiamo deciso di investire con l'università in questo progetto. Non rubo altro tempo ai colleghi qui presenti che racconteranno e rappresenteranno questa ricerca. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati e hanno sostenuto questa ricerca e che hanno contribuito alla realizzazione. No, professor Sorano, partiamo quindi iniziamo a rispondere a questa domanda. Come siete partiti a costruire questa indagine? Da che base? Grazie dell'invito, grazie per la parola che hai espresso. Sicuramente, come metteva in evidenza, tutta la ricerca si è sviluppata attorno alle logiche della sicurezza informatica, che a sua volta si inserisce nel quadro della forte spinta che si sta sviluppando in questo periodo nel campo della digitalizzazione, sia nelle aziende sanitarie, ma aggiungerei anche nell'ambito della pubblica amministrazione. Oggi c'è una grande attenzione alle logiche anche della tracciabilità dei comportamenti. E nell'ambito della tracciabilità dei comportamenti e delle azioni, è chiaro che la digitalizzazione ha degli evidenti obiettivi, diciamo, sottostanti. Con la digitalizzazione noi certamente offriamo dei livelli sempre più elevati, cerchiamo di offrire dei livelli sempre più elevati di appropriatezza clinica e organizzativa, ma la digitalizzazione è anche un po' la base per ridurre la spesa sanitaria. Non vi nascondiamo che diciamo, nell'attività scientifica che sta emergendo, diciamo, in questi anni di collaborazione, anche con, soprattutto con SHAM, il percorso è un percorso che ha cercato, come dire, di mettere assieme sia le logiche economico-finanziarie che le logiche della qualità degli esiti e della qualità delle prestazioni. E quindi è chiaro che nell'ambito di questo ci siamo soffermati con questa ricerca sulla, come dire, sull'attualità, sul fatto che cominciano ad essere sempre più frequenti gli attacchi informatici, e quindi ci rendiamo conto che la digitalizzazione non potrà avere successo se non ci sarà una buona sicurezza informatica, e nello stesso tempo l'efficacia del sistema sanitario dipenderà proprio anche da una sanità digitalmente sicura. Se non c'è una sanità digitalmente sicura, difficilmente si riusciranno a garantire la qualità degli esiti delle cure, anche per il futuro. Nell'ambito, diciamo, di questo, come diceva il dottor Ravinale, abbiamo fatto anche un piccolo approfondimento scientifico con un lavoro che è stato sviluppato dai colleghi Alberto Sardi, Alessandro Rizzi, dalla dottoressa Guerrieri qui presente, dal sottoscritto, proprio su una, come dire, sulla letteratura, quindi qual è la situazione della sicurezza delle cure, della gestione delle cyber risk. E ci siamo resi conto come questa sia diventata una tematica particolarmente importante, è cominciata a diventare oggetto di discussione, soprattutto negli ultimi 3 anni. Abbiamo fatto proprio un'analisi, ci siamo resi conto come l'origine, diciamo, degli attacchi cyber sia abbastanza molteplice, abbastanza ampia, tocca sicuramente le azioni delle persone, tocca le logiche di guasto dei sistemi e delle tecnologie, i processi interni, e quindi l'importanza, ecco, della tracciabilità dei comportamenti e dello sviluppo anche del controllo gestionale su queste tematiche, e ovviamente purtroppo anche molti eventi esterni che hanno la loro preponderanza. Quello che è emerso è una scarsità di studi su questa tematica, soprattutto nel campo delle aziende sanitarie, ed è chiaro che oggi, da oggi in poi, bisogna cercare di sviluppare sempre di più un'attività di ricerca proprio orientata a identificare le migliori azioni di proprio le azioni di miglioramento sulla sicurezza informatica. Da questo contesto, da questo contenitore, da questo quadro è nato il sondaggio, è nato il sondaggio informativo per cercare di comprendere il grado di consapevolezza degli operatori sanitari sulla tematica cyber. E su questo io lascerei la parola alla dottoressa Guerrieri per entrare un po' anche nel merito dell'attività di ricerca. Grazie. Ecco, intanto benvenuti a tutti e grazie di essere qui con noi oggi. Sì, i presupposti proprio questi.
collegata all'investigazione di letteratura, conoscere quello che è stato scritto, quello che è stato fatto prima da altri, è nata insieme proprio la riflessione, l'esigenza di verificare sul campo, di verificare lì dove si fa cura, dove ci sono i professionisti, dove si erogano le prestazioni, il livello di conoscenza del rischio e come questo viene gestito. Intendo per conoscenza in questo contesto specifico non la percezione del rischio in sé, perché quella c'è ed è molto evidente, l'abbiamo visto anche nei dati che vi faremo poi, che scorreremo insieme, ma una conoscenza investigata, una conoscenza misurata. Sono parole molto importanti. La misura ci restituisce molto, ci permette di avere punti di riferimento su cui fare poi delle riflessioni, anzi porci delle domande. E vorrei fare, mi permetto molto velocemente, due precisazioni. La prima è che tutto quello che abbiamo fatto è un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Ci ha permesso e ci permetterà insieme anche con chi leggerà, con chi avrà piacere di relazionarsi con noi, di chiamarci o di voler approfondire insieme questo percorso, di porci nuove domande per approfondire quanto fatto e per migliorarlo. E entrando nel metodo insomma, che abbiamo utilizzato, questa precisazione. La scelta è caduta su un metodo di indagine che è appunto un questionario, un sondaggio via internet, utilizzando il web. Per questa finalità è stata costruita, creata un insieme di punti su cui riflettere, organizzata in 5 aree primariamente, una parte di informazioni generali a cui Tommaso ha già fatto riferimento, una parte centrale dedicata alla conoscenza del rischio, come il rischio viene gestito, l'organizzazione interna che si è adottata per questa gestione, per adeguarsi anche alle nuove normative che in Italia sono presenti dal 2016 con il regolamento, e la formazione che è stata erogata sia ai professionisti ma anche agli utenti. Non dimentichiamo che il cyber risk è veramente un rischio trasversale a tutto, a tutti gli attori, a tutti i livelli, e non esclude i pazienti e i familiari. Pertanto è veramente basica, importante oggi fare una riflessione sull'aumento dell'alfabetizzazione funzionale. In Italia siamo veramente fanalino di coda. La scelta di utilizzare, di fare un sondaggio via web, ovviamente ha comportato anche la selezione di una, mi permettete il termine tecnico, popolazione di riferimento molto ampia, per cui abbiamo invitato a partecipare tutti i nostri associati, tutte le strutture sanitarie che hanno partecipato al PRISCHAM, noi siamo in Italia dal 2015 e quindi molto attivi proprio sul discorso della gestione del rischio e di quanto viene fatto sempre, altra parola che mi piace sottolineare, concretamente, ciò che si fa concretamente nelle strutture e dagli operatori. Quindi tante persone hanno partecipato e sono state tutte chiamate a collaborare a questo sondaggio, a questa investigazione insieme, per tirarne fuori dei dati. E ringrazio tutti i partner che ci hanno appoggiato, sono tanti e veramente grazie a tutti. Ecco, su questo, voi avete condotto questa ricerca in un periodo di grande sofferenza, di grande... diciamo dispendio di risorse e di energie della sanità, perché era la seconda ondata del Covid. Cosa ci dice la partecipazione comunque di così tanti rispondenti del grado di attenzione della sanità? Sì, grazie, perché proprio fa riferimento alla popolazione di riferimento, no? La caratteristica, diciamo, se vogliamo anche un limite della ricerca, è che non ha una popolazione virgolettata dal punto di vista tecnico randomizzata. Quindi vuol dire che è una popolazione molto ampia che abbiamo intervistato in un momento, come diceva Tommaso, particolarmente complicato. Gli esiti che vi presentiamo oggi non hanno l'ambizione di dare delle stime o di, come dire, indicare percentualmente delle proiezioni, però sono una lettura molto interessante di un concreto, di una realtà che abbiamo e di cui dobbiamo tener conto proprio nell'ottica di quanto già detto, per migliorare, intanto per capire, dopo per migliorarci e porci nuove domande.
Pertanto questo è un po' il contesto. Il periodo in cui è stato fatto, periodo pandemico, particolarmente complesso, per cui ringrazio i 68 partecipanti tutti per aver dedicato anche quei ad orologio 7 minuti per completare il nostro sondaggio. Però grazie per averlo fatto, ecco, veramente grazie a tutti. E ci siamo inseriti in quella piccola finestra da luglio a settembre, dove ci sentivamo più forti rispetto al Covid e l'abbiamo usato tutto. Purtroppo da settembre in avanti la situazione è molto peggiorata, decisamente peggiorata. Quindi nonostante tutto questo, le difficoltà, 68 rispondenti è un dato molto buono, perché poi ritorna nella media di letteratura della risposta. Esatto, delle risposte per questa tipologia di sondaggio. Visto che partiamo e parliamo di dati, quali sono i dati che vi hanno colpito più, sì, proprio che vi sono rimasti impressi? Questo è emerso, certo. È così. E intanto anche qui la rappresentazione che diamo, come si vedeva dalla slide precedente, è abbastanza ampia sul territorio nazionale, perché ha risposto un po' tutta l'Italia, 14 regioni su 20 sono una bella percentuale. E, per quanto riguarda tematica conoscenza del rischio, l'osservazione ci ha portato, ci conferma, insomma ci porta a dire oggi, che il rischio si conosce poco. Si conosce poco proprio nella declinazione di conoscenza che ho dato. Una conoscenza misurata, una conoscenza che ha utilizzato strumenti di misura. Vediamo infatti, se vogliamo scorrere, perfetto, grazie mille, che da qui non lo leggo, quindi voi mi scuserete, ma prendo pagina, certo, e sono qua. Ecco, una mappatura. È quella giusta. È questa giusta. Una mappatura completa del rischio è stata fatta soltanto dal 29% dei nostri rispondenti. Un'analisi dei rischi potenziali, quindi un'analisi a priori del rischio, di quello che può essere tutto ciò che possiamo incontrare dentro la nostra struttura, è stata fatta solo dal 31%. E un test di vulnerabilità, fondamentale anche per il regolamento sulla gestione del rischio che oggi vige in Italia, anzi meno male che c'è, solo per il 35%. Quindi, seppur la sensibilità al tema è molto alta, tra chi ce l'ha ben presente o chi, diciamo, lo ritiene parzialmente influente, inerente, condizionante, quello che è proprio l'erogazione della prestazione, arriviamo intorno al 90%, c'è questo iato, c'è questa frattura, siamo consapevoli che il rischio c'è, però, di contro, sfortunatamente ancora per adesso, lo misuriamo poco, lo conosciamo poco perché lo misuriamo poco. Quindi, con un evento adesso, una tappa, cambia questa percezione? Anche qui, non la cambia, nel senso... cambia questo approccio, cioè riesci a ingranare la marcia dalla preoccupazione all'azione? Sui dati che abbiamo, per esempio, soltanto il 44% dei rispondenti ci ha dichiarato che a seguito di un attacco hacker, quindi un'invasione a sistema, perdita di dati, piuttosto che, sono state poi poste in campo delle azioni di miglioramento reali. Per cui anche quando accade qualcosa si interviene con azioni reattive, ma non così tanto come dovrebbe essere. Quindi il 48% non è una percentuale particolarmente importante. E se poi così allarghiamo il raggio nel discorso della gestione, no? Si può fare questo parallelo. Lo conosco poco, pertanto lo gestisco anche poco. Ecco, un altro dato che ritengo importante, ma per condividerlo insieme, è che soltanto il 28% delle strutture ha un piano di concreto, quindi per piano intendo una formalizzazione di chi fa che cosa, quando lo fa, con delle modalità, con delle procedure e con delle modalità di misura, ecco, ha un piano per la gestione del rischio cyber. Questo è un dato piccolo, veramente piccolo, se pensiamo alla pericolosità, se pensiamo a questa grossa spada di Damocle che abbiamo sulla testa. Dobbiamo veramente porci delle domande e mettere in campo concretamente azioni. Un dato invece un po' più incoraggiante, sempre in merito alla gestione del rischio, è che il 62% dei rispondenti ci dice che ha implementato dei sistemi di protezione. Questi sistemi di protezione, se vogliamo, grazie,
li vedete un po' rappresentati graficamente, quindi dei filtri, le password per l'accesso, la cancellazione di queste password quando la situazione cambia al nostro interno, anche sistemi di prevenzione, no? Prevenzione rispetto a tutto il dato che gestisco, la nuvola di dati che gestisco sensibili. Per cui, ecco, su questo punto c'è qualcosa e qualcosa è stato fatto. Mi permetto anche una riflessione specifica sull'organizzazione interna. L'organizzazione interna, da quanto emerge dalla nostra investigazione, seppur ha preso atto che c'è un regolamento che prevede figure specifiche che si occupano di gestione del rischio, non tutte queste figure sono implementate all'interno dell'organizzazione. Per esempio, il DPO, il Data Protection Officer, è più presente per l'85%. Ma quando già alziamo di livello e iniziamo a parlare al responsabile della gestione di questi dati, caliamo al 51%. È un team organizzato, perché teniamo conto che la gestione del rischio cyber non è una funzione semplice, è una funzione complessa che mi comporta tante professionalità. Su questo punto soltanto il 18%. E un altro riferimento interessante è che solo il 10% ha adottato un sistema certificato di gestione come metodologia di gestione. Faccio riferimento ad una ISO 27000 piuttosto che ad una ISO 27100. Anche questo è un dato di interesse. E chiudo su questa carrellata di dati sulla formazione. Sulla formazione si è investito. Quindi la rilevazione pone in evidenza che sulla formazione la percentuale tra chi l'ha effettuata completamente negli aspetti, sia sensibilizzazione per l'utente che formazione interna, declinata nelle specificità del rischio cyber, ma anche nelle responsabilità che questo comporta, sia civili che penali, è molto buona. Quindi abbiamo percentuali molto alte, sopra il 70%. Vorrei proprio chiudere con questa riflessione. Abbiamo una buona norma, abbiamo una norma che intanto deriva dall'Europa, ma anche la sua applicazione, la sua acquisizione in Italia è stata un buon palinsesto, una buona base operativa. Dobbiamo renderla viva, dobbiamo cercare veramente di interpretarla al nostro interno, di renderla concreta nei nostri atti, nelle nostre modalità comportamentali, in ciò che facciamo. Quando arriva una mail bisogna starci attenti, bisogna capire che cosa ricevo. Quindi per farlo la formazione è fondamentale, ma anche l'abitudine, ma anche il voler cambiare i nostri comportamenti in relazione ad un contesto che cambia e che ci impone grande attenzione. Tutti noi siamo pazienti o saremo pazienti o siamo protagonisti di un sistema salute. È fragile ed è così vulnerabile. Gli hacker hanno la sanità come punto di interesse primario perché appunto abbiamo dati sensibilissimi e richiedono anche dei ritorni, come dire, criptare un insieme di dati. Comporta poi il pagamento di riscatti, perché questa è la parola tecnica che vogliamo usare, per avere indietro i nostri sono dati, più centrali oltre alle complicanze che la sospensione dei nostri sistemi di gestione informatizzati o digitalizzati, dato che dipenderemo sempre da più di questo, possono comportare problemi alla salute, nel senso proprio dell'erogazione fisica della prestazione. Se non ho l'accesso, se non mi permetti di lavorare su quel sistema con tutta la robotica che ho in una sala operatoria, io rischio di arrivare in ritardo nell'erogare la prestazione al paziente e il paziente potrei essere io. Quindi veramente grazie a tutti per aver partecipato. Come dicevo, è solo una partenza. Mi auguro che questo stimoli tutti a voler relazionarsi con noi per approfondire e per andare veramente a capire di più quelle che sono le domande che tutto questo ha portato avanti. Leggete il paper, leggetelo, e ritornateci come l'avete trovato e come possiamo migliorarci. Grazie a tutti. Grazie mille. Allora, professor Solano, diciamo che quello che emerge da questi dati, sono dati singoli fondamentalmente, sono registrazioni, non è un quadro a tinte unite, nel senso non c'è una posizione manichea giusto o sbagliato, è una situazione complessa e alla fine è il ruolo della
della ricerca, quella di andare a fare una sintesi delle situazioni complesse per individuare i trend e i percorsi di miglioramento in questo campo. Quali sono gli esiti, le conclusioni che lei ha tratto analizzando poi tutto questo insieme di dati in tutti i livelli che hanno toccato? Quali sono le direzioni che lei dice potrebbero essere le prime per la sanità italiana da cogliere e da mettere in pratica? Sì. Non è semplice, diciamo, dare, come dire, delle risposte in questo momento. Possiamo dare un orientamento. L'orientamento sicuramente è che, come dire, dal combinato disposto dei due lavori, sia della ricerca sulla letteratura che il sondaggio informativo, evidenziano sicuramente come ci sia una bassa attenzione all'interdisciplinarità. Cioè dobbiamo, secondo me, quello che poi stiamo vivendo anche all'interno del nostro master sulla sicurezza delle cure e sulla gestione del rischio clinico, oggi abbiamo bisogno veramente di una forte approccio all'interdisciplinarità, proprio per migliorare la comprensione, per migliorare la gestione del cyber. E credo che le tante tematiche che in questo momento si stanno profilando nel nostro paese, quindi l'attenzione al risk management, alla privacy, alla gestione dei big data, alla medicina predittiva, siano da considerare unitariamente. E credo in particolare che sia centrale il ruolo del risk management. Io credo che il risk management deve assolutamente riorganizzarsi gestionalmente, perché credo che sia un po' alla base sia della qualificazione dell'attività di prevenzione, perché questo anno e mezzo ci fa capire come anche i livelli essenziali di assistenza e l'assistenza anche distrettuale e territoriale debba sicuramente partire anche da una riorganizzazione gestionale. Nello stesso tempo credo che sia fondamentale che tutta la gestione del rischio entri a pieno titolo nei sistemi di controllo di gestione delle aziende sanitarie, perché siamo troppo abituati a vedere già, direi, dei sistemi di controllo di gestione un po' burocratici. Oggi si tratta veramente di entrare un po' nella qualità degli esiti, e sulla qualità degli esiti è chiaro che a questo punto tutto quello che riguarda la sicurezza informatica diventa il substrato di riferimento. Quindi tutti gli investimenti che si faranno in questo periodo sulla tracciabilità, che dicevo prima, dei comportamenti e delle azioni, anche sotto il profilo informatico, sono la base per ripensare anche il nostro sistema sanitario in un'ottica sempre più propositiva e sempre più qualitativa. Ecco, mi permetto di sopporle questa, diciamo, questa implicazione. Fondamentalmente è, alla fine di tutto, una trasformazione del ruolo del risk manager e del risk management, che viene spostato al centro dei processi aziendali. Assolutamente sì, i processi, credo che, come vi dicevo prima, questo sull'informatizzazione e la standardizzazione dei processi, un po' sia nella sanità che nella pubblica amministrazione, si basi moltissimo della valutazione degli impatti che i progetti futuri avranno sotto questo profilo, perché poi interesseranno direttamente la qualità delle cure dei cittadini. Dottoressa Fontana, lei si riconosce in questo quadro? E queste indicazioni, questi trend che nascono, sono applicabili sul campo dove lavora lei? Ringrazio per essere qui in quanto una delle 68 rispondenti, quando il direttore generale all'ASL avevo aderito con piacere a questo invito. Nel corso della mia carriera ho visto il passaggio dalla penna al digitale, e devo dire che quello che all'inizio era un mostro da non affrontare adesso è diventato un'esigenza ineludibile, senza la quale non sappiamo più fare nulla, e questo dà l'idea di quanto sia pervasivo il digitale della sanità. Il Covid, la pandemia, ci ha estremizzato questa necessità, ci ha portato a sviluppare con un'accelerazione notevole telemedicina, televisita, big data, medicina personalizzata, device, sanità online, e questo è già il presente. Il futuro deve andare verso una sicurezza maggiore di tutto quello che abbiamo un po' accelerato e messo in pista senza averne molta consapevolezza. Parto dai risultati che hanno richiamato, e magari mi ripeto, ma riprendo gli spunti che ritengo veramente importanti per un'azienda sanitaria locale. Innanzitutto la coscienza di che cos'è il rischio e il danno. Essendo il rischio la probabilità di accadimento di un danno, abbiamo sentito che ci sono probabilità molto alte di
attacchi e i danni, a volte non si considera che il furto, la corruzione, la perdita di dati, l'interruzione di servizi ormai sempre più frequente, il mancato controllo di medical device che magari all'utente, oppure il furto anche proprio di risultati di ricerche o di quant'altro, fanno anche perdere reputazione, no? Immagine all'azienda, e questo è comunque danno, un danno che può aumentare, quindi va tenuto presente. La gestione di questo rischio è più familiare per noi, anche per chi fa sanità, parlare di gestione del rischio clinico e avvicinarsi alla una parola rischio pensando ai rischi connessi alla sicurezza del paziente. E, abbiamo un impianto normativo, abbiamo sentito, un rischio particolare che è quello informatico, che davvero è solido e ci stimola proprio per la sicurezza cibernetica e soprattutto per la protezione dei dati. Noi GDPR c'è un po' più comune e un po' meno forse tutto il resto. Devo dire che in azienda si è fatto sforzo di utilizzare degli strumenti e, come abbiamo sentito, anche i rispondenti hanno dato un'idea che la policy aziendale viene fatta anche con applicazione delle normative e quindi tutti quei meccanismi che vanno dalla esternalizzazione nella nostra realtà, ad esempio alla security operation service, a dispositivi su reti diverse, a approcci di utilizzo di password e quant'altro, però sicuramente questi tipi di strumenti vanno implementati. Quello che io credo che sarà uno stimolo importante che produrrà la ricerca sarà quello di vedere quante risorse abbiamo messo su questi campi, perché una delle riflessioni che facevo nel mio piccolo era proprio quello, lo facevo con il mio ingegnere che mi diceva che abbiamo appena adottato un sistema di monitoraggio proattivo basato sull'intelligenza artificiale che produce una bellissima reportistica settimanale, ma bisogna guardare i dati, leggerli, rivalutarli, applicarli e trasformarli in azioni correttive. E quindi questo sicuramente è un primo stimolo. Il secondo stimolo, importantissimo, credo, è stato detto che abbiamo la percezione del cyber risk, probabilmente sì, ma io ritengo che sia ancora un po' apparente sicurezza rispetto al rischio cyber. Ritengo che ci sia un po' una non piena coscienza di quello che veramente può generare una mancata buona prassi, un mancato rispetto. E questo fa sì che sul campo del personale, in particolare del personale sanitario, è necessario sicuramente investire per far crescere quelle skill e quelle competenze che possano portare a aumento anche di motivazione nell'aderire a quelle modalità di comportamento che tutelino la sicurezza, partendo da un concetto fondamentale che è venuto fuori dalla ricerca, cioè che la sicurezza informatica è parte integrante della sicurezza delle cure. E questo deve far sì e deve essere, deve permeare un po' la vita quotidiana del campo, perché le soluzioni digitali che integrano i processi di cura vengano veramente applicate nella maniera e sentite come proprie, non sentite come un qualcosa che devo fare o che devo rispettare. Un ennesimo carico burocratico, come spesso viviamo tutti gli inserimenti. Ecco, io su questo però vorrei sottolineare questo aspetto, perché mi ha colpito anche nell'intervento della dottoressa Guerrieri e del professor Sorano questo riferimento ai diversi profili di rischio. Allora, ho parlato e ho detto sì, certo ci sono gli hacker, ci sono problemi, ci sono ovviamente il rischio tecnologico legato, però ci sono anche, diciamo, le azioni, le disattenzioni del personale, ci sono le porte di accesso aperte dall'uso di device in maniera assolutamente innocente da parte di familiari, da parte di pazienti all'interno dell'ospedale. Infatti un'altra delle dei campi, sicuramente accanto alla formazione continua del personale che non può venir meno e che deve aumentare consapevolezza e applicazione di queste buone prassi, l'altro forte obiettivo è quello di lavorare con gli utenti oltre che per gli utenti, e quindi far sì che anche loro siano sensibilizzati ed aiutati a entrare in questo mondo con tutte quelle precauzioni che servono per non invalidare le misure che sono messe in campo. E quindi secondo me, generare una cultura della sicurezza in sanità deve essere proprio un po' l'obiettivo a
possono lavorare, anche perché non ci si deve limitare al rischio che conosciamo, quindi ai rischi che ci sono più consoni, più vicini, al rischio, che, rischio clinico, quello che più facilmente percepiamo come gestibile, ma dobbiamo andare verso quei rischi che meno conosciamo o che diciamo di conoscere, ma in qualche modo riteniamo non così pesanti e importanti. E questo perché la sicurezza dei dati equivale alla sicurezza del paziente, e sentirsi parte di uno sforzo collettivo per proteggere questa dimensione credo che debba essere globale, non solo dell'azienda sanitaria lasciata da sola, ma anche di tutti gli utenti che vengono alle aziende sanitarie, che usano la rete wifi, che fanno magari l'uso di password, si scambiano le password e quant'altro. Questo è assolutamente una cosa importante. Credo che non ci si libera di una cosa evitandola, ma attraversandola, come dice Cesare Pavese, penso questa sia la sfida della sanità futura. Dottor Veronetta, tutto quello che abbiamo raccolto, in particolare dell'intervento della dottoressa Fontana, si fa, emerge molto questa differenza tra il pensare in maniera formale e in realtà poi il sentire, l'applicare in maniera sostanziale. Sono così una serie di resistenze che in qualche modo sono parte integrante del cambiamento o della sua inerzia. Nella sua disciplina, come applicandola a questo scenario, come vede lei la possibilità di anticipare sia l'evoluzione del rischio, ma sia anche l'introduzione di una, diciamo, di un circuito virtuoso in cui effettivamente i cambiamenti diventano da formali a sostanziali, cioè effettivamente nella sanità si comincia a fare sicurezza informatica? Grazie, buongiorno. Innanzitutto a tutte e tutti, e ringrazio Sham e il dottor Ravinale di questo invito, di questa apertura verso un discorso che non è facile. Abbiamo già visto dal racconto sulla ricerca che è stata fatta come è difficile la comprensione già del rischio dei rischi del presente. Proviamo a buttare, come dire, il cuore oltre l'ostacolo e pensare addirittura sul medio e lungo periodo, e allora vediamo che questo, come dire, rischio aumenta al quadrato, no? Nel senso, la difficoltà di comprensione. Però per, come dire, far entrare chi ci ascolta anche nel mondo dell'anticipazione, quindi degli studi sui futuri, utilizzerò i termini del risk management, perché questo è quello di cui vi stiamo parlando, in una sua, come dire, evoluzione, che è quella del risk management anticipante. Quello che vi voglio mostrare è, prima di tutto, un'idea di parole fondamentali. Parliamo di incertezza e già qui, come dire, siamo in una zona di poco conforto. Poi, oltre all'incertezza, abbiamo parole invece che ci sono più comuni, che sono quindi, che sono misurabili, che ci portano a una modellizzazione del rischio, che sono appunto frequenza, impatto. Se poi prendiamo ulteriormente un altro tipo di parole, è il comportamento delle persone. Ecco, noi sappiamo che la percezione del rischio, ed è quella di cui avete parlato e che avete misurato in qualche maniera, sappiamo che quella dipende dal fattore umano. Ecco, già rientriamo in quel concetto di incertezza che dicevo prima. Quindi l'incertezza è un po' la parola che ci guida nell'idea di risk management anticipante. Il risk management tradizionale, che poi è utilissimo, che si basa su un concetto procedurale e quindi su norme, ISO o ISO 31.000, tutta la famiglia, altre norme americane tipo il COSO e altre norme che, come dire, cercano di proceduralizzare e quindi di verbalizzare tutto quello che porta ad un'analisi del rischio e poi alla sua mitigazione, e quindi, come dire, ci danno questa certezza di entrare in quella zona in cui il rischio è misurabile, modellizzabile, quantificabile, estrapolabile anche nel futuro attraverso i metodi del forecasting. E quindi questi sono i vantaggi del risk management tradizionale. Qua vediamo un attimo però quali sono le cose che non vengono viste. Beh, molto spesso non viene visto appunto questo rapporto con l'incertezza, quindi non viene visto non sono viste le dinamiche sociali, non si parla di comunicazione, non si parla abbastanza di comunicazione del rischio, delle interconnessioni tra i rischi, perché i rischi non sono isolati, sono tra loro
tra loro collegati, lo vedremo per esempio, qui abbiamo parlato di cyber risk, ma tutto quello che riguarda la digitalizzazione è estremamente collegato. Se parliamo per esempio di intelligenza artificiale, se avrò tempo due parole le spenderò anche su questo, è collegata al rischio cyber, quindi non abbiamo silos, non abbiamo rischi che sono fine a se stessi e devono essere analizzati a se stessi, ma abbiamo rischi che devono essere messi, come dire, in circolazione, devono essere visti. Quindi dal nostro punto di vista il risk manager anticipante che cosa vede? Vede qualcosa di più oltre a questa linea continua che va dall'opportunità. Sappiamo che come dire, gli imprenditori, e quindi sono anche imprenditori nella sanità, vedono questa linea continua tra l'opportunità dove posso inventare anche qualcosa di nuovo, magari di business, magari per il benessere della comunità, se parliamo di organizzazioni pubbliche, e dall'altra parte i rischi, come se però tutti i rischi fossero noti. In realtà, dal punto di vista del risk manager anticipante, diciamo, attenzione, c'è una cesura forte, c'è la cesura tra i rischi e le incertezze. Man mano che il grado di incertezza aumenta, arriviamo ad un punto in cui questo grado di incertezza non è superabile con sistemi di misurabilità e andiamo verso un livello che è di inconoscibilità. E allora lì abbiamo bisogno di altri strumenti. Non è che se entriamo nel mondo dell'inconoscibilità non ci possiamo, come dire, in qualche maniera raccogliere le informazioni. Semplicemente le informazioni non possiamo più andarle a prendere nel passato, perché tutte le estrapolazioni di tipo statistico si basano su dati del passato. Ahimè, il futuro ancora non ci manda dati, o almeno noi non siamo in grado ancora di interpretarlo. E questo che cosa ci comporta? Ci comporta di utilizzare altri sistemi, Hicksunt, Leones, appunto, queste sono le colonne d'Ercole. Oltre a quelle colonne d'Ercole ci vogliono altri sistemi, che sono i sistemi degli studi sui futuri, che sono esercizi di futuro, che sono la creazione di scenari, che sono altre cose che ci portano a raccogliere quelle informazioni e che ci permettono di arrivare. Tutto questo per dire che cosa? Siamo, diciamo, il risk manager tradizionale, mi permettete di chiamarlo così, o reattivo come lo chiamiamo noi, è utile. È utilissimo, è straimportante nell'80% dei casi, però se mi viene da citare la legge di Pareto che dice però il 20% di quelle cose che restano fuori, che sono sopra e sotto l'incertezza, il comportamento delle persone, a volte ci racconta qualcosa di più sull'80% degli impatti. Cito due casi storici. Si parla di quando il mondo ha cominciato a parlare di rischio di interruzione di esercizio di attività produttiva, no? Business Interruption, BI, 2012, la data di nascita. Se voi andate a vedere anche su internet, fate una ricerca, prima del 2012 c'è poco o niente. Allagamento a causa di tifoni in Thailandia, di parchi industriali dove si produceva la stragrande maggioranza delle piastre madre dei computer. Quello ha fatto capire che le catene di logistica, catene di fornitura sono una cosa importante. Altra cosa di oggi, no? I rischi sistemici sono sempre esistiti nel mondo delle assicurazioni, si è sempre parlato, ma in maniera abbastanza vaga. Ecco, adesso il rischio sistemico è diventato con la pandemia, qualcosa che viene studiato, viene modellizzato e comporterà tutta una serie di prodotti assicurativi. 2020, ma esistevano già prima. Se volessi tornare nel mondo della sanità, velocemente, potrei ricordare la storia della responsabilità civile in sanità, anche qui. È una storia che è partita da lontano, i cosiddetti segnali deboli, come li chiamiamo noi, sono diventati segnali più che forti nel corso del tempo. Avevamo addirittura un precedente negli Stati Uniti, il problema della non assicurabilità delle strutture sanitarie si è posto intorno al 2000-2002, quindi avevamo addirittura un precedente prima che, e avevamo tutta una serie di, come dire, evidenze della giurisprudenza in Italia che ci dicevano già la direzione, però siamo dovuti arrivare alla crisi. Negli Stati Uniti questo ha portato uno sviluppo enorme del risk management all'interno delle strutture sanitarie, che quindi l'ha portato, come dire, a una maggiore efficienza e una maggiore sicurezza delle cure. In Italia, come dire, stiamo andando, anche a causa del ritardo del legislatore, ma sappiamo che ci sono alcuni ambiti delle attività umane che corrono, la tecnologia, la scienza, la finanza, l'economia e altri ambiti delle attività umane che invece sono in ritardo e patiscono questo ritardo. Sono il diritto sicuramente, la politica e purtroppo l'educazione. E in Italia questo lo sappiamo molto bene. Quindi questo ci porta a essere meno reattivi nei confronti dello sviluppo futuro delle attività. Ma fatemi dire ancora qualcosa, nei minuti che restano, sui
da una parte sui rischi e da una parte delle soluzioni, perché non è così buio, è così oscuro i futuri, scusatemi, utilizzo appositamente questa parola, i futuri, perché non abbiamo un futuro solo che ci aspetta, ma c'è un ventaglio di possibilità che ci possono essere. Allora abbiamo parlato per esempio dei rischi cyber risk, hanno altre dimensioni, è un rischio multidimensionale, per esempio la dimensione è dovuta anche da certe ambiguità che nel trattare i rischi cyber. Per esempio, quando si parla degli hacker, sono nemici, sono terroristi quando stanno da una certa parte. Poi, quando addirittura nelle fiction, no, nelle serie televisive, quando diventano agenti dell'FBI, quando diventano gli esperti nostri che vanno ad attaccare con gli attacchi cyber il nemico che sia, parliamo dei paesi occidentali, che sia la Russia che sia la Cina, allora diventano degli eroi. Ecco, questa è un'ambiguità che dovrà essere risolta, perché altrimenti c'è questa ambiguità in cui non si sa dove, come dire, lecito o illecito, appunto terrorista o eroe della patria. Altra cosa, attenzione al comportamento anche degli esperti, perché anche gli esperti sbagliano, e attenzione ad un comportamento, diciamo così, anche paternalistico nel confronto degli utenti e dei pazienti, perché non sono solo da educare, sono da coinvolgere in questa attività di protezione e di sicurezza come coprogettazione di queste cose, perché non sono soltanto bambini da educare, ma sono, come dire, soggetti di pari grado da guardare negli occhi e da coinvolgere in questa attività di sicurezza. E ancora, rischi paese, ecco, la dimensione del cyber risk è anche un rischio paese. Noi sappiamo, ad esempio, che c'è un grosso problema di dove i dati vengono depositati, adesso che abbiamo il cloud, se i dati dei nostri pazienti, dei nostri utenti, che sono dati personali, ma sono anche dati sensibili, come li chiamiamo noi, vanno a finire su server che non stanno nell'Unione Europea, che si è inventata il GDPR, che è una delle legislazioni più avanzate da questo punto di vista, e vanno a finire in server in chissà quale parte del mondo, che però stanno sotto la giurisprudenza in qualche modo degli Stati Uniti, le agenzie degli Stati Uniti, no? La CIA, le altre agenzie sulla sicurezza, possono attingere senza chiedere niente a nessuno a questi dati. Quindi attenzione, abbiamo un rischio paese negli Stati Uniti, così come abbiamo un rischio paese in Cina. Sappiamo benissimo che i grandi produttori, no? Le fabbriche dell'intero mondo stanno ancora in Cina, nonostante che la pandemia abbia reso sensibile un po' il mondo, che forse bisogna rifare un po' di reshore di certo tipo di produzioni. Parliamo di produzioni sanitarie, l'abbiamo capito subito, le mascherine che stiamo portando, no? Vi ricordate queste cose? Ebbene, quello che in Cina è che appunto questi device che vengono prodotti, che si collegano sulla grande rete, sul web, e che fanno transitare dati sanitari, in qualche maniera, come dire, vengano distolti. Sappiamo benissimo che anche la questione dei dati è una questione di mercimonio, di mercanteggio di questi dati, che vengono presi, scambiati, venduti, a prescindere da quello che ne pensano i proprietari. Anche questo è uno degli aspetti futuro che dovranno essere sistemati. Ultima cosa sui rischi che volevo dirvi è sull'intelligenza artificiale, perché c'entra anche l'intelligenza artificiale. Quale intelligenza artificiale abbiamo? Abbiamo l'intelligenza artificiale che non è quella che replica la mente umana. Attenzione, ci vorranno ancora alcuni decenni, forse negli anni 30, forse negli anni 40 ci arriveremo. L'intelligenza artificiale che abbiamo adesso è l'intelligenza del deep learning. Certo, le macchine imparano, ma anche qui abbiamo alcuni rischi che devono essere detti. Innanzitutto abbiamo un rischio che riguarda i cosiddetti bias. Nel momento in cui noi inseriamo le informazioni, inseriamo anche dei pregiudizi, e le macchine imparano questi pregiudizi e poi evolvono, si imparano, si raccontano queste cose, poi saltano fuori, come si è già visto con degli altri problemi. Dall'altra parte parliamo di sistemi predittivi, di algoritmi predittivi che vengono utilizzati anche in sanità, cominciano ad essere utilizzati in maniera anche molto, 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 però hanno tre, diciamo, gradi di rischio. Il primo, che spesso e volentieri non si capiscono le connessioni, sono oscure, opache, trasparenti, le connessioni che le macchine creano con i risultati. Adesso lo cito così, no, non partendo da un dato vero che non venga preso come tale. Il colore viola con un tipo di tumore. La connessione c'è, solo che noi non riusciamo a risalire come le macchine sono riuscite a creare queste connessioni. Primo rischio.
Secondo rischio dei sistemi predittivi e degli algoritmi predittivi è che tendono a essere auto verificanti, e cioè non fanno altro che convincere poi i consumatori e gli utenti a fare quello che loro predicono, quindi diventano quasi delle profezie da questo punto di vista. E quindi tutto questo deve essere regolamentato. Avete citato, c'è una grandissima operazione dal punto di vista, il nostro riferimento ovviamente in questo caso l'Europa. Nell'ultimo anno, nel 2020, dal punto di vista di cyber risk è stato fatto di tutto. C'è un progetto di aggiornamento della direttiva NIS, c'è un progetto di aggiornamento c'è un progetto di una nuova direttiva, è stato creato un centro per la protezione, un ulteriore centro oltre alla già esistente ENISA, che è l'agenzia che si occupa di cyber risk, e tra l'altro ha pubblicato nel giugno di quest'anno un report che riguarda l'energia e la sanità, che vi inviterei a leggere perché è veramente interessante. Quindi però non bastano, come dire, la parte di framework, bisogna anche agire in maniera diversa. Abbiamo delle soluzioni, e qui mi fermo, che sono già utilizzabili. Aveva una domanda forse lei? Sì, in realtà era proprio le coglie a fagiolo la domanda che volevo farle, che sono spontanea, nel senso, siccome questo orizzonte che lei ci ha mostrato alla fine poi si baserà su degli strumenti di calcolo scientifici e numerici che cercano di dare anche un'oggettivazione, una quantificazione alle prospettive, alle probabilità, però prima di questo è anche in qualche modo un passo di visione, cioè di accettare questo orizzonte ulteriore dell'incertezza. Nella sua esperienza, questo campo di studi, come si può introiettare, portare all'interno di un contesto reale, un contesto della pubblica amministrazione, della sanità, nel senso dove si inizia a mediare la cultura dell'incertezza nell'anticipazione del rischio? Beh, innanzitutto facendo esercizi di futuro, portando nell'amministrazione pubblica e anche nell'amministrazione privata la consapevolezza del futuro, quindi allenando determinati skill che sono in qualche maniera assorbiti da condizionamenti cognitivi di cui alcuni ho fatto cenno prima, quindi proprio facendo esercizi di futuro, abituando le persone a ragionare nel futuro e a vedere queste cose di cui stavo dicendo e a applicare anche, come dire, quello che c'è, le soluzioni che ci sono. Per terminare, appunto, volevo citare alcune soluzioni. Sappiamo, per esempio, che ci sono i digital twins, no? I gemelli digitali che replicano e quindi mettono al sicuro in qualche maniera i dati del gemello fisico che stiamo parlando di dati sintetici, che tra l'altro sono tecnologie non nuovissime, sono vecchie, ma se ne parla poco. Dati sintetici sono dati estratti dai dati reali delle persone, dei pazienti, degli utenti, che però sono anonimizzati, ma sono sempre in contatto con la realtà e sui quali si possono fare delle estrapolazioni, delle cose che tra l'altro sono protetti da questo punto di vista, perché non è più riferito. E quindi l'altro punto di vista è anche creare un attimo di sapere a chi tocca. Ecco, non possiamo più pensare che lo scarico è giusto responsabilizzare tutti, password, eccetera, perché non è possibile che noi per entrare a gestire un conto corrente in banca si debba usare 3, 4, 5 codici, la nostra faccia, la pulsazione delle vene, perché in Cina già diventa per questo veramente. Quindi voglio dire, c'è qualcuno che ci guadagna nella gestione, c'è qualcuno che attraverso maniera un po' ambigua l'uso dello spauracchio digitale, poi bisogna costruire dei costosi muri. Ecco. Queste persone che ci guadagnano, parlo soprattutto dei gafani, dei grandi player dell'informatica, devono essere anche quelli che si prendono proprio carico. È vero, c'è una responsabilità di tutti, ma c'è chi ha maggiore responsabilità nel produrre sicurezza, soprattutto in ambito, e a maggior ragione in ambito sanitario. Ma anche la pubblica amministrazione dovrà fare delle cose, parliamo della Corte dei Conti, parliamo della, come dire, commissione politica, dell'influenza politica, ad esempio nella gestione delle aziende sanitarie. Ecco, voglio dire, tutti dovranno fare la propria parte in futuro per... Conferma di fatto, è semplicemente una conferma ulteriore del dato che lei accennava, cioè il grande rush di normativa a livello europeo in risposta all'impennata del rischio cyber, che ci riporta diciamo, in qualche una forma di recomposition a quello col quale dottor Lavinale aveva iniziato dicendo c'è una pandemia digitale. Questa pandemia digitale
trova risposta nella risposta stessa all'emergenza, cioè il tentativo da parte delle autorità europee di rafforzare ulteriormente tutto il quadro normativo a garanzia dei dati, della loro protezione, della loro presenza. Ecco, questo è un ulteriore livello che aggiungiamo a tutti gli altri che abbiamo toccato, perché di fatto abbiamo veramente affrontato ed esplorato tante dimensioni del rischio e della gestione del rischio nell'ottica della digitalità e della sanità. Ora, che sintesi possiamo trarre da questa giornata per chi poi ogni giorno si trova a gestire questo rischio? Beh, allora, innanzitutto abbiamo analizzato un quadro dove c'è un rischio cyber che ha delle criticità, quindi una fragilità di sistema, abbiamo sentito parlare. Abbiamo sentito parlare di rischio fattore umano e appunto di pandemia digitale, però abbiamo anche sentito parlare attraverso l'analisi del dottor Furlanetto che ci sono degli strumenti, come ad esempio il risk management anticipante, che è uno strumento potente. A fianco di questi strumenti noi già ad esempio come SHAM stiamo lavorando attraverso un'evoluzione del risk management tradizionale che parla di prevenzione, che parla di proattività e che parla di gestione del rischio, stiamo andando verso l'analisi predittiva dei rischi. Quindi abbiamo sicuramente una situazione che evolve in funzione della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, tutto quello che di fatto però migliora anche l'aspettativa di vita e le cure. Abbiamo però anche degli strumenti e in ultimo vorrei sottolineare che abbiamo anche dei finanziamenti che, come voi sapete, la missione numero 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha dedicato dei finanziamenti alla digitalizzazione, alla ricerca e all'innovazione, che se vogliamo possiamo chiudere il cerchio con un auspicio, con una prospettiva tutto sommato positiva, nella consapevolezza che comunque il rischio cyber è un rischio del domani, un rischio complesso e che è un rischio che andrà affrontato con degli strumenti adeguati, ma che abbiamo visto ci sono e vanno soltanto messi in qualche modo a fattore comune per riuscire veramente a realizzare la miglior difesa possibile. Perfetto. Grazie mille. Allora direi che con questo possiamo passare alle domande che arrivano dai giornalisti. Se la regia vuole passarmene in prima. Vedo una domanda per il dottor Furlanetto. Intanto, come vengono accolte le tecniche di anticipazione da parte dei contesti burocratici e professionali con i quali interagisce? E ancora con difficoltà, solitamente ci vuole un lungo periodo di convincimento, le nostre trattative normalmente non sono minori di un anno e mezzo prima di arrivare a fare. Eccezione vorrei dire sicuramente con SHAM, che ha una grande sensibilità a questi discorsi, tra l'altro la dottoressa Guerrieri, diciamo neo diplomata al master in previsione sociale che sta per studi sui futuri, che ha fatto una ricerca sul futuro della mutualità in assicurazione, che è una cosa importante. E bisogna fare propaganda, bisogna fare conoscenza, bisogna aprire le menti alla sensibilità di dire il futuro è il tempo in cui passeremo la maggior parte della nostra vita, è lì davanti, bisogna che ce ne occupiamo, però il futuro di medio e lungo termine, perché solo essendo lungimiranti si possono, io dico sempre, sfrondare le variabili e tornare nel presente e prendere decisioni molto più informati, sapendo che cosa conta, che cosa sarà prioritario negli anni a venire. La regia, ci sono altre domande? Come cambia il ruolo dell'assicuratore davanti ai nuovi rischi cyber? Chiedono, questo mi pare che il dottor Ravinale sia una sua. Da questo punto di vista, noi come SHAM, ad esempio, abbiamo stretto delle partnership con delle società specializzate nella gestione del rischio proprio per completare un'offerta che non può più essere soltanto un'offerta assicurativa, ma deve essere un'offerta che in qualche modo collabori nella prevenzione, nella gestione e nell'anticipazione del rischio. Quindi l'offerta assicurativa del futuro, che è quella di cui noi già ci stiamo occupando, che stiamo già proponendo, è un'offerta che non è soltanto più assicurativa ma di consulenza. Questo è un elemento fondamentale perché cambiamo un po' la prospettiva. Iniziamo prima
ad analizzare il rischio, a prevenire il rischio, a gestire il rischio, per poi andare ad occuparci di quella parte residuale che competerà solo all'assicurazione. Questo è un elemento fondamentale che proviene grazie a, a tutte le tematiche che sono in qualche modo correlate alla, all'analisi dei dati e quindi all'attività di predittività del, dei rischi e di tutto quello che è l'evoluzione della, della cybersicurezza. Perfetto, grazie. Una domanda per la dottoressa Fontana. Come deve cambiare la sanità a livello territoriale per prepararsi a questo cambio di paradigma? Domanda difficile. Ma credo che prima di tutto dobbiamo proprio riflettere e prendere coscienza del punto a cui siamo adesso e di quello che in questo momento consideriamo in maniera un po' superficiale, un po' banale, un po' come dire, come non rischio. E quindi io ripartirei dalla, da quello che ritengo un po' il processo della gestione del rischio. E quindi una riflessione comune. Il territorio in parte meno sensibile, secondo me, dell'ospedale. L'ospedale ha una sensibilità maggiore legata proprio ai rischi connessi, dal lavoro in sala operatoria, piuttosto che alle attività a cui siamo abituati anche dal punto di vista delle cause risarcitorie, le problematiche assicurative. Il territorio lo vedo ancora un po' acerbo e credo che invece il lavoro da fare sia tantissimo, perché la sanità digitale va sul territorio. Abbiamo visto con la pandemia come abbiamo lavorato sul territorio attraverso meccanismi, device, modalità di rapporto online. Noi abbiamo avuto grosse problematiche l'anno scorso a colloquiare con i pazienti attraverso sistemi sicuri, che non fossero diciamo quelli abitualmente utilizzati da tutti, e questo è un investimento che deve essere fatto dalle direzioni. Io credo che quello sia un must su cui dovremo lavorare tantissimo, però penso che sia, ci siano anche degli ottimi elementi che possano dirci che ci lavoriamo. Forse allora potrebbe essere una buona sintesi anche dire che questo cambiamento di prospettiva della sanità su se stessa, che in qualche modo ricalcola i processi sulla base dei rischi, li inserisce, mette il risparmio al centro, ha bisogno di dati, oltre, non solo opinioni. E quindi è questo forse la chiusa più importante, e il valore di questa ricerca è quella che fornisce ai decisori pubblici, alla sanità privata, a tutti coloro che sono coinvolti nella sicurezza delle cure, un elemento fondante che è l'informazione quantitativa, qualitativa, raccolta con metodo scientifico. Queste non sono opinioni, questi sono dati sui quali noi possiamo partire per dire siamo qui, dobbiamo andare lì. I dati, il nostro report, nostra ricerca Capire il rischio cyber ha cominciato a raccoglierli, è uno dei primi, se non il primo in Italia, che fa questo lavoro sulla preparazione per la sicurezza e per il rischio cyber in sanità, e Sciam e l'Università di Torino lo rendono disponibile all'intero ecosistema sanitario, quindi chiunque lo voglia può scaricare il white paper di Sciam dell'Università di Torino sul sito di Sciam Italia a www.sciam-reports.com. Con questo io ringrazio veramente tutti e tutte gli spettatori, ringrazio moltissimo i nostri relatori e le nostre relatrici, e niente, do appuntamento al prossimo incontro, alla prossima diretta organizzata da Sciam, e ci auguriamo ancora con la presenza dell'Università di Torino, e grazie ancora al dottor Fornetto, dottoressa Fontana, Anna Guerrieri, professor Sorano, e grazie al nostro ospite, dottor Roberto Lavinale. Buona giornata e alla prossima occasione.